Giovani, università e futuro. Si è aperta così la giornata per gli studenti degli istituti superiori di secondo grado Eugubini, che presso il Centro Servizi Santo Spirito hanno avuto l'opportunità di conoscere l'offerta formativa dell'Università degli Studi di Perugia, che per l'anno 2019 è stata riconfermata come miglior ateneo per bacino d'utenza, da 20.000 a 40.000 iscritti. L'Ateneo Perugino attualmente ha 16 dipartimenti e complessivamente abbiamo circa 90 corsi di laurea, quindi un'offerta formativa che copre praticamente tutte le aree possibili. Si è implementata nel tempo ed è tra l'altro la nostra università un'università medio-grande, quindi con più di 20.000 studenti, che si sta proponendo degli obiettivi e delle sfide nuove. In particolare stiamo puntando molto sull'internazionalizzazione proprio per dare la possibilità ai nostri ragazzi durante il loro studio e anche successivamente di poter poi perfezionarsi o anche andare a lavorare all'estero. Grande l'entusiasmo degli studenti, che non hanno tardato a prendere appunti nei numerosi stand informativi presenti sui possibili scenari universitari proposti dall'Ateneo Perugino. L'approccio a questa giornata mi sembra molto positivo, nel senso che sono partecipativi, sono interessati e anche probabilmente il modo con cui organizziamo queste giornate favorisce il tutto, nel senso che ci sono degli stand in cui sono rappresentati tutti i dipartimenti e tutti i corsi di laurea. Dietro questi stand ci sono i docenti che sono a disposizione per qualsiasi tipo di informazione, chiarimento, per spiegare in che cosa consiste quel corso, quali sono gli sbocchi e quindi per fare un'attività che non è soltanto di mera promozione, ma proprio per orientare i ragazzi nella scelta del loro corso. Ricca è l'agenda dell'Università di Perugia, tra appuntamenti scolastici e open day in sede. Stiamo in questa fase svolgendo questi saloni territoriali, cioè che si stanno svolgendo in varie sedi dell'Umbria e culmineranno con quello che si svolgerà a Perugia il 27 marzo. Successivamente ad aprile avremo una serie di open day, cioè nel senso presso tutti i dipartimenti ci saranno questi pomeriggi di apertura agli studenti, quindi una volta usciti da scuola potranno recarsi presso i dipartimenti ai quali sono interessati e lì avranno l'occasione di poter parlare con i docenti, eventualmente anche assistere a alcune lezioni di prova e parlare direttamente con gli studenti che potranno riferire la loro esperienza.